Giorgia Meloni. Succede che sicuramente questo è un momento nel quale ci sono delle difficoltà, questo mi pare evidente. Dopodiché però non dovete chiederlo a noi. Giorgia Meloni questo venerdì pomeriggio arriva a Pistoia, città al voto nelle prossime amministrative per sostenere il candidato Tomasi. Qua il centrodestra è unito, ma a Lucca, Carrara e in altre città, anche in Toscana, la situazione, dice la stessa Meloni, vede differenze vedute con la Lega e Forza Italia. Mi pare che le difficoltà le facciano più spesso gli altri nei confronti di alcune amministrazioni di Fratelli d'Italia. Ma dipende, ma mi pare che ci sia poca, diciamo in questa fase, mi pare che ci sia in generale diciamo un po' di confusione, no? Però io confusa non sono, nel senso per me la priorità è sempre che il centrodestra vinca. Tra i temi centrali della campagna elettorale, la sicurezza. A Pistoia preoccupa il centro d'accoglienza di Vico Faro, ma la Meloni se la rifà anche con i rave, che soprattutto in Toscana non vengono sgomberati. Nella quale lo Stato fa il forte con i deboli e il debole con i forti, per cui diciamo grande piglio magari verso gli italiani sulle restrizioni e poi interi rave party che vengono organizzati senza che lo Stato neanche si presenti, perché abbiamo paura di quattro sfattoni che arrivano da tutta Europa per bivaccare su un'area protetta. E sul fronte della guerra, Meloni chiede al presidente del Consiglio Draghi di risarcire le aziende italiane che, commerciando con la Russia, avranno notevoli conseguenze economiche. Di andare in Europa e di pretendere dall'Europa che l'Europa metta in piedi un fondo per compensare le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni, di risorse a fondo perduto. Infine chiede di essere più autosufficienti dal punto di vista energetico. In Italia il gas c'è e non si può estrarre perché noi abbiamo un ambientalismo cieco, incapacitante, che ci ha impedito di fare cose che si potevano fare. Oggi si sono svegliati tutti, mi pare un po' tardi, ma meglio tardi che mai.